Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Oggi non c'è una predicazione. Ma c'è una spiegazione di come nascono gran parte delle mie predicazioni. Discutendo con alcuni di voi dopo le predicazioni, una delle cose che mi viene detta più spesso. While talking to you after the message, one of the things that often is said. Ma io tutte queste cose che tu dici non le ho viste. But I haven't seen all these things that you talked about. Come fai ad aver capito, ad aver trovato tutte queste cose in questo brano? How did you find all those things from this passage? Quello che voglio fare, perché chiaramente bisogna ottimizzare i tempi in una chiesa così piccola dove c'è un solo predicatore. So what I want to do, given that we're a small church, we're just a preacher, è di tanto in tanto darvi, piuttosto che degli insegnamenti e delle predicazioni, delle armi e degli strumenti per capire meglio la parola di Dio. I want to give you some of these tools to help you. Per cui, con una frequenza, non so adesso quanto sia ogni mese, ogni due mesi, una dei messaggi sarà una spiegazione per darvi uno strumento in più. So it might be once every month or every 2 months to give you just an extra help to be able to study yourselves. Come possiamo ottenere dalla Bibbia quello che il Signore ci vuole dare come messaggio? So how can we get from the Bible the message that immaginate, God wants to give us? Immaginate che la Bibbia sia come un terreno. So I want you to imagine the Bible's like a train. Io non so disegnare. Immaginatevi che questo sia una fettina di terreno. Imagine this. I'm not good at drawing. This is a piece of land. Questa è l'erbetta sopra. That's the grass. Chiaramente, il terreno è fatto di tanti strati. And the land or the earth has got very many different layers. Questo è lo strato dove noi camminiamo. So the top layer is the grass that we can walk on. Sotto c'è uno strato dove nasce l'erba. Then there's the layer beneath where on which the grass grows. Poi sotto magari ci sta uno strato dove ci sta la roccia. And maybe then there's a layer of rock. Poi magari sotto c'è uno strato dove ci sta l'argilla. And maybe there's some clay underneath that. E così via. And so on. Quando noi pensiamo alla Bibbia, la Bibbia non è soltanto quello che noi leggiamo, ma è strutturata in tutta una serie di livelli. When we think about the Bible, it's not just that top layer, but there's a whole series of layers che noi possiamo capire, studiare, memorizzare e fare nostra patrimonio personale come credenti. Which we can understand and we can study and learn from and make it part of our own cultural baggage. Come? How do we do that? Semplicemente passando tempo nella parola di Dio. Simply by spending time in the Bible. No. Quello che vedete qua e che avete nei vostri fogli è un brano tratto dal Vangelo di Giovanni. So, what you have in front of you, whether it's in English or Italian, is just a passage from the Gospel of John. È una Giovanni 9:14. And it's John chapter 1, verses 9-14. La leggiamo insieme. So, we can read it together, if you follow along in your English. Allora, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Venuto in casa sua, egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono nati da sangue, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è divenuta carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito Padre. Allora, che cosa abbiamo fatto in questo momento? So what have we just done here? Abbiamo camminato lungo il prato. We just walked across the grass there. Abbiamo appreso alcune cose. We probably learned a few things. E quello che voglio dire in questo
in questa serie di messaggi è che non serve capire tutto quanto, spesso non serve andare in profondità. Semplicemente perché a ogni livello il Signore dà il suo messaggio. To be able to have some form of message. Non è necessario arrivare qua giù per capire il messaggio. So we don't need to get right down to the bottom to get some kind of message. Perché il messaggio di Dio già c'è qua. Because the message is there in the grass. Ma c'è qua. But it's also below the grass. Qua. And also below that. E così via. And so on. E questa è la ricchezza della parola. This is the che non finisce mai. Non ci sono quantità di strati che io posso mettere su questa lavagna che sono sufficienti a spiegare quanto è profonda la. So there is not enough layers I could draw on this diagram to show you how many levels there are. Perché semplicemente l'ha scritta Dio. Because God wrote. Perché è la parola di Dio. It's God's word. Allora dovremmo arrivare a questo strato per capire veramente la parola di Dio? We need to get down to this layer to be able to understand God's word. No, no. Possiamo rimanere qua e prendere molte cose. We can get many things from that first layer of grass. Però possiamo prendere anche altre cose andando in profondità. But if we go deeper, we can get even more. Come? How? Allora, diciamo, questo è il brano. Che cosa ci dice? Come se fossimo, se dovessimo mettere un titolo a questo brano, come lo titoleremmo? So this is the passage. If we were to give this passage a title, what would we call it? Suggerimenti. Suggestions. From the beginning. Come? From the beginning. Dall'inizio. E quindi è l'inizio. That's possible title. E che cosa ci dice? Sì. What happened to the light that came into the world? Cosa è successo alla luce che è venuta nel mondo? Cosa è successo alla luce che è venuta nel mondo? The word became flesh. La parola è diventato uomo. E questo è tutto quello che è riferito a questa. And these titles are all possible and refer just to that layer of grass. Ci parla di Dio? Is it talking to us about God? Avendo soltanto passeggiato nel prato. So far we just walked on the grass. Abbiamo capito che c'è un inizio. And we've understood that it's about the beginning. Che la carne, la parola, cioè Dio, è venuta sulla terra. And that God has come to the earth. E ci ha spiegato che cosa è successo all'inizio. And it's explained what happened in the beginning. Penso che per soltanto camminare su questo prato abbiamo capito già molto. So we've already answered quite a bit just with our first walk. Però noi vogliamo andare uno step più giù. But let's go down a little bit deeper. Per esempio, questo è un esempio soltanto. For example, cosa ci dice della natura di Gesù questo? What does this passage tell us about the nature of Jesus? Vedete che ho messo tanti colori. You can see that I've put a few colors up. Ok. Questa è la maniera con cui lavoro io. And this is the way that I study. Che non è una cosa che ho inventato io, ma mi è stata insegnata. And I didn't invent it, I was taught to do it. Per cui a colore uguale si riferisce un concetto, una parola, un personaggio uguale. So, using the same color could be for the same concept, or the same person, or the same idea. Ok. Allora, guardate il versetto 9. If you look at verse 9. Ok. La vera luce illumina l'uomo. Allora, the true light gives light to everyone. Per andare un passo più giù su quella vera luce. So to understand more in the next level of that. Ci sono degli strumenti che si chiamano chiavi bibliche. There are some tools that you can find called Bible concordances. Oppure che ci danno
il significato delle parole dell'originale. And tools that give us the original meaning of the word used. Che chiaramente questo non è l'originale, questa è una traduzione. Because obviously we're reading off a translation, just as we are in English. Per cui la lingua con cui è stata scritta, so the original language, è importante. It's important. È importante sapere il significato delle parole. And it's important to know the original meaning. È necessario saperlo? Is it vital to understand? No. Perché già camminando sulla superficie abbiamo saputo tante cose di Dio. Just by walking across the grass, we've already understood a great deal. Però se vogliamo sapere un pochino di più, but if we want to understand a bit more, possiamo. We can. Allora, vera luce, so, la luce che illumina. The true light that gives light to everyone. E nell'originale greco è aletinos. In the original Greek is che significa qualcosa che non può essere nascosto. And it actually means something that cannot be hidden. Allora, proviamo a sostituire vera luce con qualcosa che non può essere nascosto. So if we substitute true light with something that cannot be hidden, a light that cannot be hidden. Qualcosa che non può essere nascosto. So something that cannot be hidden. Sta avvenendo nel mondo. Is coming into the world. Ci dice qualche cosa in più di Gesù? Have you understood something more about Jesus here? Cosa ci dice di più di Gesù? What does it say to you? Qualcosa che non può essere nascosto. Something that cannot be hidden. Gesù è qualcosa che si conoscerà in tutto quanto il mondo. Jesus cannot be hidden, so he will be known in the whole earth. La parola illumina and the verb give light è in greco phos, in the Greek is phos, e significa la luce del sole. And that means the light of the sun. Com'è la luce del sole? What's the sun's light like? Se voi guardate il sole, if you look at the sun, what's it like? Agli occhi. What happens to your eyes if you look straight at the sun? È abbagliante. Blinds you, doesn't it, from the strength of it. È una luce differente da quella della luna. It's a different light from that of the moon. Infatti nessun greco avrebbe usato phos per dire la luce della luna. And no Greek would have used that word when talking about moonlight. Perché c'è un'altra luce. Because a different c'è word. Un'altra parola. Per cui ci dice che la luce che veniva nel mondo, qualcosa che non poteva essere nascosto, che è abbagliante. So now we've got a light that something that cannot be hidden, that is absolutely dazzling. Perché non può essere nascosto? Because why can't it be hidden? Perché è così forte che si vedrà in tutto quanto il mondo. Because it's so strong that the whole world will see it. Fermiamoci qua. So let's just stop. Su questo concetto. Che cosa abbiamo capito in più di Gesù a questo punto? So what have we understood about Jesus? Extra now we've gone down a bit. Come che titolo metteremo? Would we change the title? A questo stato. Any alternatives to a new title? This next level? Talking about Jesus. La luce del mondo. Luce del mondo. Light of the world. Luce. Light in the world, sorry. Poi altra. Io metterei Gesù si vedrà. I put something like Jesus will be seen. Anybody else? Don't be shy. Okay. Okay. Andiamo un altro passo giù. Let's take another step further down. Cosa ci dice questo brano della natura dell'uomo? What does this passage tell us about the nature of man? Guardate il versetto 10. If you look at verse 10, l'azzurro. And look at the color blue there. Conosciuto. The word is recognized. In greco è ginosco. Ginosco. Che significa essere consapevole di qualcosa. And it means to be aware of something in
A questo livello cosa ci dice questa parola? So at this level, what is the word telling us? Proviamo a sostituire. Let's try and substitute. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non è consapevole che è venuto. He was in the world, and though the world was made through him, the world was not aware of him. Cosa ci dice l'uomo? So what is it telling us about man here? E cosa ci dice di noi come persone che hanno veduto Gesù? Che siamo egoisti, che stiamo guardando noi stessi. Ok, che l'uomo per natura guarda dentro piuttosto che guardare la luce. So man is by nature looking inward, looking at himself and his own problems rather than looking at this dazzling light. Mettiamo qua dentro. So let's put it in. L'uomo guarda se stesso. So man is focused on himself. Ok, altro? Anything else? Io c'è una cosa che mi viene in mente. That's something that's come to mind for me. Noi che guardiamo la luce. Those of us that we look at the light. E che abbiamo conosciuto Gesù. Jesus. Qual è il nostro compito, nostro verso quelli che guardano se stesso? What is our role towards those who are looking at themselves? Ok, per cui mostrare Gesù agli altri. It's to show Jesus to the others. Per cui dobbiamo mostrare Gesù agli altri. So we need to show Jesus to those who haven't seen him. Andiamoci qua. Facciamo un altro passo giù. Let's go another step down. Ok, quale prendiamo? Magari è. Ok. Cosa ci dice di coloro che invece hanno conosciuto Dio? What does the passage tell us about those who have met Jesus? Guardate il versetto 12. Look at verse 12. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. E vorrei farvi vedere soprattutto quello scritto in giallo, diritto. And I want you to focus on the word right here. Il greco è euxosia. It's a verb. Che non dice di niente. E dice. Il verbo dice che il diritto è una libertà, un privilegio, è un privilegio. Giving a right, which is a privilege. È qualcosa che ci viene dato da qualcun altro di cui noi possiamo farne uso. So it's something that is given to us from someone else and that we can make use of. Per cui è qualche cosa che ci viene dato, ma deve essere usato. So it's something that is given to us by someone else, but that we need to use. Perché altrimenti che privilegio è? Otherwise, what kind of privilege is it? Allora, che cosa ci dice di noi, di coloro che hanno creduto in Gesù? So what is this passage telling us about those who have believed in Jesus? Vedo qualche idea? Dobbiamo tornare gli altri a credere come noi abbiamo creduto. Ok. So we should encourage others to believe as we have believed. Va anche col secondo strato di terreno, no? Se noi dobbiamo mostrare Gesù agli altri. If we need to introduce Jesus to others. Noi dobbiamo utilizzare il privilegio di essere figli di Dio. We need to take on and use that privilege of being children of God. Questo cosa significa? What does that mean? Noi dobbiamo mostrare con la nostra vita che siamo cambiati. We need to show with our lives that we are changed. Perché il privilegio di essere figli di Dio è di avere una vita cambiata. Because the privilege of being children of God is that we have changed lives. Vedete che i due strati qui si connettono per poter
mostrare agli altri Gesù, gli altri devono vedere Gesù in me. So these two levels are connected because in order to show Jesus to the others, they need to see Jesus in me. Penso che facciamo un altro livello e poi ci fermiamo. One more layer and then we'll stop for today. Allora, fino adesso sappiamo che la parola è divenuta carne, sappiamo che cosa è successo all'inizio, sappiamo che Gesù si vedrà come luce del mondo, ma che l'uomo guarda se stesso, ma tocca a noi mostrare Gesù agli altri, perché dobbiamo mostrare il Gesù dentro di noi. Jesus, vedete che dalla passeggiata che abbiamo fatto siamo andati molto walk across the grass, you've actually learned a lot more. E quello che poteva essere un brano bello da leggere what is already a beautiful passage to read, ci ha sfidato nelle nostre vite di credenti a fare per Gesù. Is now challenging us in our life as believers. Come? Semplicemente andando un pochino più in profondità. Just simply by going a little more deeper into the text. Okay. Cosa mi accade se mi affido a Gesù, se mostro Gesù in me? What happens if I trust everything to Jesus and Jesus sempre, is seen in me? Vediamo il versetto 14. Let's look at verse 14. Versetto 14. Allora. E la parola è divenuta carne, è abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità, e noi avremmo contemplato la sua gloria come di unigenito figlio dal Padre. Allora. So the Word became flesh and made his dwelling among us, and we have seen his glory. The glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Grazia è una parola famosa nella Bibbia. Grace is obviously a key word. È charis. And the Greek is charis. Per cui ci stanno i carismi. So the word charisma comes from that. Che significa? Charis è un dono fatto senza chiedere nulla in cambio. And charis, the original meaning is of a gift that is given without asking for anything in return. Allora, cosa ci dice di Gesù di più verso di noi? What is it telling us about Jesus? And se mostriamo Gesù in noi, per far sì che Gesù entri in noi, so, cioè quando Gesù entra in noi, cosa riceviamo come what do we receive? Caris. We receive this gift, this grace. Doni senza nessuna cosa in cambio. And it's a gift without having to give anything back. Ma di più, guardate qui il versetto 12. Let's look at verse 12 together. Ci dà il diritto, abbiamo detto qualche cosa che è un privilegio, di diventare. We've got this privilege of being children of God. Di diventare figli di Dio. Ora, diventare. This word become è la parola ginomai, che significa essere la causa, essere il motivo di qualcosa. Means to be the cause of, the reason for something. Allora, che cosa fa Gesù? Ci dà il diritto di diventare. Jesus gives us. Ma chi è la causa per cui possiamo essere figli di Dio? But what is the cause, the reason that we can be children of God? Gesù. Jesus. Gesù è la causa del nostro diventare figli di Dio. He is the cause. That's why we can be. Se noi dovessimo andare da una persona e fossi interessato dicendo guarda, io voglio diventare figlio di Dio, come
come posso fare? So if someone comes to you and says, I want to become a child of God, what would you say? Come cosa gli direste? Ci fermiamo qua. So, in terms of levels for today, we're going to stop. Però voglio dirvi che se aveste magari un amico che dice come voglio studiare la Bibbia con te. So if you have someone, sono interessata perché voglio sapere qualche cosa di più di come diventare credente. I want to know more about becoming a believer. Perché io sono confuso, sto cercando, ma non riesco a capire cosa vuole Gesù da me, se Gesù è reale, real, e come faccio eventualmente a diventare un credente, un cristiano. Prendendo questo brano, facendogli fare una passeggiata sulla superficie, sul campo, leggendolo, gli possiamo dire che gli possiamo dare l'illustrazione, gli possiamo dare l'illustrazione di come tutto è cominciato. Show how everything began. Gli possiamo dire che Gesù si vedrà, and that Jesus can be seen, che Gesù è la luce del mondo, e lui ci dirà sì, ma io non l'ho mai visto Gesù nella mia vita. E gli diremo certo, perché normalmente l'uomo normalmente guarda se stesso. Tu ti stai guardando dentro, tu devi guardare fuori. Come posso vedere Gesù? Guarda la vita delle persone che credono in Gesù. Sì, ma come faccio ad avere una vita cambiata come Lucia, come Jean, come Maria o come Jeffrey? Perché io voglio avere una vita cambiata. L'importante è che devi accettare Gesù. Perché in quella maniera diventerai figlio di Dio. Vedete? Che abbiamo fatto? Siamo andati soltanto giù di 1, 2, 3, 4 strati. Centinaia di strati su questo nuovo verso. Quello che voglio dirvi è non vi voglio spaventare. Voglio soltanto stimolarvi e sfidarvi quando leggete la Bibbia ad andare un pochino più in profondità. When you read your Bible, to try and go a little deeper. Ci sono giorni in cui anche io stesso apro la Bibbia, leggo un salmo, fine. There are days when I might just open mi edifica. Read a psalm. That's it. Il Signore mi parla in quella maniera. Sì. Lord speaks to me like that. Yeah. Sure. Il Signore mi cambia la mia vita in quella maniera. Sì. Can he change my life through that? Absolutely. Ma forse c'è di più in quel brano. Maybe there's more to that text. E magari quella mattina io non ho tempo di andare in profondità. And maybe that morning I haven't got time. Però magari c'è un momento nella giornata che posso ritagliare. But there could be time that I could make time. Di dire, ok, io voglio andare un pochino più in profondità. And I want to go a bit deeper. Quello che consiglio è sempre di prendere un versetto piccolo. And I suggest starting non, just with non prendete il Salmo 159. Don't start with Psalm 119. Prendete un brano piccolo, take a short passage, cominciate a cercare. And start looking. All'epoca mia c'erano i libri, io ancora a casa c'ho i libri. I'm old enough that I've actually got books. Attualmente ci sono una quantità di cose online gratis. Now you can find it online free. Gran parte in inglese. Mostly English. Però ci sono anche in italiano, se volete posso darvi gli indirizzi web dove trovarli. Per poter andare più in profondità e capire di più di quello che è la parola del Signore. So you can just go a little bit deeper and understand more of God's word. La parola del Signore è una miniera. Just a mine. Giovanni dice che se ci fosse che non basterebbero tutti i libri del mondo per descrivere le cose che ha fatto Gesù. John
John writes that there would not be enough books in the world to describe everything Jesus did. E io posso dirvi che non esistono tutte le parole del mondo per descrivere tutte le cose che il Signore ha messo. And there aren't enough words in the world to describe everything that Jesus did. Questo io voglio incoraggiarvi ancora una volta, leggere la Bibbia. So I want to encourage you. Immergetevi nella Bibbia. Read the word. Entrate dentro il significato. And get into what it really means. Qualche giorno fa ho cominciato una piccola polemica su un post di Facebook. A few days ago I got involved in a little bit of a discussion on Facebook. Con una persona cattolica. With a Catholic. Che criticava un versetto di Paolo che riguardava le donne. Who was criticizing a verse in the Bible that Paul wrote era un versetto di Efesini dove Paolo diceva alle donne che le donne dovevano stare in silenzio ed apprendere dall'uomo. And it was where Paul saying that women should be silent and learn from men. E questa persona l'aveva messo perché dicendo era un maschilista. And this person was sounding off about Paul saying he was a Quando io ho spiegato il motivo del perché Paolo diceva quello. When I went through and explained the actual reason, the context of why Paul was saying that. Perché la chiesa di Efeso era a fianco a un postribolo, a un casa di tolleranza. Because the church that met was next to a brothel. E le prostitute uscivano dalla casa dal postribolo e entravano in chiesa. And the prostitutes came out of the brothel and went straight into the church. Ancora tutte quante vestite con i monili, le perline nei capelli. Dressed in their prostitutes. Perché erano prostitute. Per cui Paolo stava parlando a quelle e volevano entrare dentro e mettere bocca su quello che veniva insegnato senza sapere la parola. And they were coming in and putting their own tuppence worth without having heard anything that being said. La persona cattolica mi ha detto: adesso capisco, io sono stata ad Efeso e ho visto la chiesa e ho visto il postribolo. And the person that he was chatting to online said, oh, now I understand, because I've actually visited Ephesus and I've seen the position of that old church and that there was the brothel next to it. Adesso capisco quello che diceva. So now I understand why he was saying that. Per cui, il fatto di capire meglio la parola noi come credenti serve anche per combattere con le armi del Signore. So, having a better understanding helped us to be better able to explain to people. Let's pray. Signore, grazie per questo libro stupendo. Grazie per la tua parola. Grazie per tutto quello che hai messo qua dentro, per la profondità che nessuno riuscirà mai a penetrare fino in fondo. Grazie perché qua dentro ci sono più che diamanti, più che gioielli, più che oro. Qua dentro c'è la tua parola, Signore. Signore, dacci la forza, dacci la costanza, dacci la voglia di studiare la tua parola. Se tu che mi hai ascoltato sei stata colpita o sei stato colpito da qualcosa che ti dico oggi, prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Signore, io voglio immergermi nella tua parola. Aiutami a trovare tempo, spazio e metti in me la voglia, la sede della tua parola, perché io voglio apprendere qual è il tuo volere per me. Voglio capire tutti quanti gli strati della tua parola. Voglio andare in profondità e scoprire l'enorme ricchezza che è nella Bibbia. Ti prego, Spirito Santo, di aiutarmi in questo. Nel tuo nome lo prego, Signore Gesù. Amen.